finale, seconda finale del campionato. Eccoli, italiano, partiti. Arianna insegue, prende più spunto. Viene Marco Balazza, che problema per Arianna. Super 1006, Arianna Corallo e Massimo Pulino, una STC 2000, mentre Alberto Palestrini, una STC 2000 Plus. Queste le vetture impegnate nella seconda finale che stiamo seguendo del campionato italiano. Prende distanza all'unica su Arianna Corallo. Marco Balazza, che era di sentire un po' la mancanza di Armando Tocchio, altro protagonista della Super 1006, che purtroppo si è fermato già ieri nelle prove libere. Intanto Marco Nicolini, bella imbarcata all'uscita del furgone in asfalto, dicevamo. Marco Balazza durante il primo giro, 5 secondi e 5, Arianna Corallo. Ha sempre un punto debole in fondo al rettilineo, Arianna, anche oggi, seguendo le varie curve, arrivava in fondo al rettilineo e entrava in curva con qualche difficoltà, tanto anche prima si è visto ha confessato di avere proprio dei problemi di inserimento, deve abituarsi un po' alla trazione anteriore della sua vettura e quindi sta facendo un po' di apprendistato, diciamo così. Intanto però ha preso margine su Nicolini, intanto ha superato Palestrini, esatto, va bene, ha ancora tentato un joker ed è molto l'ha fatto perfettamente, ma perde ovviamente le posizioni rispetto a Nicolini e a Palestrini. Anche se Palestrini non mi sembra abbia già effettuato il joker, quindi almeno la posizione su di lui potrà recuperarla. Ma ricordiamo che il diretto avversario per Arianna Corallo è Marco Nicolini, che era stato anche protagonista nel primo Cuba Interi, dopo si era dovuto bloccare per anche lui questo tecnico, non ha potuto disputare le gare della giornata di domenica. Sta andando tutto bene per lui. Intanto Balazza al Joker Lap. Oppure aveva veramente un problema, oppure magari ha preferito risparmiare l'avventura in vista della finale, visto che comunque quello che conta è riuscire a piazzarsi in questa gara, soprattutto per chi gareggia in categorie come questa, dove ci sono relativamente poche vetture. Invece nel car cross è fondamentale prendere parte a tutte le prove. Marco Balazza sempre in testa a questa run, ha staccato anche il tempo di 49.
va a superare Palestrini, va a insediarsi nella terza posizione. Rimane tutta dietro, ma di concentrarci però su Marco Palazzo, che ormai dovrebbe essere in prossimità del traguardo. Bandiera a scacchi per lui.